Allora vi avviso subito, questa sarà una puntata esplosiva. Tutti a terra! Presenterò un personaggio con un quoziente intellettivo di 170. Giusto per fare un paragone, io ho 12. L'alito del mio gatto sa di cibo per gatti. Mario ha 11. Dunque, Anche 10, dai. allora, questo Stephen Hawking con le gambe ha dato un enorme contributo per la salvaguardia del globo intero, cercando di distruggere il sistema e di tanto in tanto anche qualche essere umano. Whatever it takes. Questo era il motto di... Ah, non era Non lui. era lui, no, quello era un altro. Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web. Pupazzi da legare, la cronaca nera non è mai stata così immorale. Benvenuti ragazzi! Oh, finalmente è passato ben un mese dall'ultimo episodio di Pupazzi da legare. Benvenuti all'appuntamento preferito degli italiani, Di dell'Europa quei intera. quattro italiani che ci Di quei seguono. quattro gatti a cui io voglio un bene da morire, ma specialmente un grazie anche ai Patreon. Sì, perché questo mese ne abbiamo un bel po' di nuovi, in Eh effetti. sì, ne abbiamo un bel po' di nuovi e diamo il benvenuto a Giulia Capelli, Mara Puleo, Daniele Guerrucci, Loris Grisotto e Diego Terzi. Grazie per la fiducia. Con 1 euro al mese hanno detto: no, beh, basta, io gli devo essere parte di questa cosa, voglio No, Diego produrli. 3, tra l'altro. Ah, Diego 3, sei un grande. Allora sei ancora più grande di tutti. Tra l'altro, voi insieme agli altri Patreon avete la sorpresona che ancora non diciamo No, nulla. però prima di iniziare vi rubo altri 30 secondi perché voglio effettivamente ringraziare tutti i nostri Patreon, perché siamo arrivati a un traguardo interessante, nel senso che grazie al vostro contributo arriviamo quasi a pagarci le spese del sito e di Spreaker per la pubblicazione, perché pubblicare perché il sì, podcast abbiamo costa. delle spese. E quindi è un traguardo interessante che non ci saremmo mai aspettati. Quindi grazie di cuore. Grazie mille. E tra l'altro voglio dire un'altra cosa: che Pupazzo Succede è arrivato a 2000 download, ragazzi. Quindi è un podcast che sta piacendo. Quindi andate ad ascoltarlo se Infatti, ancora non l'avete perché ascoltato. tanti di voi magari Sta andando, ancora. sta andando. E ci piace un sacco farlo. Ma adesso basta, passiamo all'episodio di oggi, che è di questo super genio, Stefano. Eh sì, perché praticamente questa puntata parliamo di una bomber per la rubrica Serial Killer dal mondo, anche se non so quanto categorizzarlo serial killer, tecnicamente lo è, però non c'è una Potremmo rubrica aprire a un'altra parte. rubrica. Abbiamo una rubrica a parte, i bombaroli, che c'è solo lui. No, ci sono i crimini italiani, facciamo i crimini dal mondo. Criminologi, no, non è un criminologo. Uvetta, la chiamiamo Uvetta, per Uvetta. la rubrica Uvetta. Va bene, iniziamo, entriamo nel vivo del discorso. Theodore John Kaczynski, non è un pittore, però un po' Un assomiglia, po' no? sa Un po' sa di di. artista. Detto Ted, quindi lo chiameremo Ted, Ah. per gli amici più intimi, però era una bomber. Certo che da un sacchiotto a una bomber un attimo. Eh sì, perché scopava molto, quindi una bomber. Ah, non era per quello. Ok. Nasce nel 1942 a Chicago, da due immigrati polacchi, e già qua si capisce il problema, perché ragazzi, mai fidarsi degli immigrati. Questa è una Soprattutto se si fumano grande la colla. O se la mangiavano la colla. No, se la mangiavano la colla i polacchi. verità. Un pochino dell'uno Un e un pochino pochino dell'altro. dell'altro. Da ragazzino gli fanno un test per capire il suo quoziente intellettivo ed ha ottenuto quasi 170, un risultato decisamente ottimo, tant'è che gli hanno fatto saltare un anno di scuola. Ora, un fatto come questo avrebbe provocato gioia infinita, penso, in qualsiasi bambino della terra. Cioè, cacchio, un anno di scuola in meno? Figata, voglio Tipo dire. ha fatto la DAD. Non mi parlare di DAD, per favore. Ma non per Ted. Per Ted non fu per niente una figata, perché lui era uno sfigato e adesso, oltre ad essere sfigato, era anche il più piccolo della classe. E quindi tutti i suoi compagni lo prendevano in giro e lo bullizzavano. Capirai, primina. Sì, Tutti scappellotti. tutti dietro la nuca. Pam, Sì, pam, pam, pam. infatti, poverino. Quindi era già timido e asociale. In più adesso gli iniziano a venire anche diverse fobie e la madre pensa che era autistico. E beh, certo, le due cose sono associabili. O sei autistico te o gli altri, ma gli altri non sono miei figli. Il mio figlio è più bello del Eh mondo. no, in questo caso no, il mio figlio Il mio figlio è è più quello con quei autistico del problemi, mondo. esatto. Bulli a parte, in realtà a scuola lui ovviamente era un genio, 170. La matematica se la divora. E poi, piccola parentesi, questa cosa del quoziente intellettivo vale solamente per i ragazzini, perché a una certa tutti arriviamo a un certo tipo di quoziente intellettivo, tranne Ok, guarda, me. Guarda, ti ho letto negli occhi. Hai capito Ti ho nello letto sguardo? negli occhi, tranne me, ma a bozzo, a bozzo.
No, voglio dire, tu hai 11, io ho 12, voglio dire, muto. Quindi era... Ah no, non siamo i due idioti, muto, addirittura muto. Va bene, quindi soprattutto in campo matematico, che se la divorava a tal punto che Uforobotte dico levate. Nel senso, alla fine del si diploma in anticipo e si iscrive ad Harvard a soli 16 anni. Non serve specificare che era anche il primo del suo corso. Stiamo rubando il lavoro a fucking genius. Cioè, dove sono i cadaveri? Vogliamo il sangue. Ora ci arriviamo. Cioè, prendi un genio, rendilo asociale. Ah, facciamo la rubrica "Questo non è fucking genius", in cui parliamo di geni che però male. Sono del male, esatto. Ora, durante i suoi studi, qui iniziamo un po' ad addentrarci nella psicologia di quest'uomo, di questo Ted, di questo orsacchioppo, conosce il dottor Henry Murray. Ma quello che aveva tentato di elaborare il profilo di Hitler. Non ho la più pallida idea nemmeno di come si pronuncia, quindi... Henry Murray. Viene invitato a partecipare ad uno studio sulla personalità, uno studio che direi eticamente molto discutibile, infatti è stato criticato più avanti anche. Sì, no, era matto. Era matto. Infatti, più nello specifico, si voleva analizzare come le persone reagissero allo stress. Vabbè, ma questo è uno che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, probabilmente ha preso tipo dei progetti tedeschi e poi li ha riportati in America, cioè era un pazzo scatenato. Tipo, com'era il dottor Satana, là, come lo chiamavano? Il dottor Male, il dottor... Dottor Male? Quello là che stava in fissa coi gemelli. Lo chiamavano in qualche modo. Vabbè. Io so che il dottor Male, che è quello del film. No, il dottor Male è $1 milione! Esatto. Sì, quindi forse non era lui. Vabbè, comunque, entriamo proprio nel dettaglio. Questo Murray sottoponeva diversi studenti, fra cui appunto il nostro Ted, ad interrogatori che Murray stesso definì veementi e abusivi. Che cazzo, che vabbè. E questi... Almeno è consapevole che stava a fare una cosa sbagliata, cioè... Te pare poco. Questi interrogatori miravano proprio a destabilizzare l'io dello studente, che doveva subirli in maniera totalmente immobile, cioè proprio immobilizzato. E molti hanno pensato che questo esperimento è stato una delle cause principali di quello che poi è successo dopo al nostro protagonista. Un ragazzino genio immigrato polacco sottoposto a test chiaramente di crucca provenienza. Perché non ci hanno fatto un film? Comunque, sopravvive anche a questo. Vabbè, non era il Vietnam, dai. Beh, qua, ci si avvicina. Alla fine si laurea nel 62. Un professore di matematica. 62, 42 è nato? 40, sì, ha 10 anni sembra adorato. Infatti. No, 20 anni, vabbè. Genio. Di tutto rispetto. Un professore di matematica che assistette alla sua tesi disse, commentandola: "Credo che forse 10 o 12 persone al massimo nel paese la capirebbero e la potrebbero apprezzare." Poverino. Tutto degno di questo. Incoraggiante, soprattutto. No, cazzo, era una lode clamorosa, non hai capito? Vedi, quoziente intellettivo 11. No, era per dire, è una tesi talmente... Ci sono 10 persone al mondo che capiranno la tesi, vuol dire due cose. O che sì, effettivamente era talmente tanto particolare e specifica che nessuno può capirla. Quello. Oppure 10 persone la possono capire perché... È una mezza merda. Però vabbè, insomma, libera interpretazione. Ah, non è libera interpretazione. No, 11. Da oggi chiamatemi 11. Insomma, finiti gli studi. Però per altri motivi. non sposta la gente. Esatto. Finiti gli studi, lavora per un breve periodo come assistente di un professore dell'università. Ma nel 69 si dimette improvvisamente. Abbandona la vita accademica e anche la civiltà. Si trasferisce in una baracca di 11 metri quadri nel Montana. Proprio 11? 11. Li ha contati. Sì, come il tuo cui. Vabbè, tra l'altro era matematico. Esatto, quindi si è messo là. Sì. 3 per 4, l'ha guardato 12. E ha detto: questi sono 11 metri quadri. No. Matematico e anche geometra. Se te voglio abitare in un numero primo. Vai, fatto. Risolto. Undi. Meglio help. E che pezzo era? Vabbè, allora. Praticamente è tipo una versione estrema di Into the Wild, diciamo. Viveva senza acqua corrente, senza elettricità, si procacciava il suo cibo e ogni tanto trovava qualche lavoretto occasionale per guadagnarsi quel minimo di soldi che ovviamente sono necessari, sai, qualche medicina, qualcosa così. Però non è che gli riusciva troppo bene. Infatti la famiglia comunque gli dava una mano, quindi questa sua fuga al capitalismo. Vabbè, ma poi sei un genio matematico, un disadattato che vive in mezzo ai boschi, praticamente sei una zecca. Sì, però era anche un genio. Ah, perché le zecche... L'hai capito, okay. Bravissimo. Peonas. Comunque, tutte queste sfighe accumulate negli anni, dalla scuola fino al suo ultimo lavoro, l'hanno reso sempre più incazzato col mondo. Te credo.
Sì, sai, vivi senza acqua, senza niente. Non puoi pretendere autolesionismo. Sia una certa sicurezza, insomma, che te ne vai a cercare. Sarebbe potuto diventare un matematico da Nobel e invece no, è diventato il protagonista di un episodio di Pupazzi dalle gare. Quindi, raga, occhio, ve lo dico, può capitare a chiunque, magari il prossimo sarà uno di voi o magari uno di noi. Anche perché comincia ad essere un po' paranoico a forza di parlare di gente. Vero? Ma tranquillo, sì, la maggior parte sono geni, quindi già c'è la pandemia che mi mette paura. Poi in più c'ho gli incubi la notte. Poverino. Insomma, questa parentesi triste di Mario. Sì, abbiamo un genio nascosto in una baracca lontano dal mondo, incazzato con tutti. I presupposti perfetti per una fiaba del bambino. Cominciano tipo: c'era una volta un genio incazzato. Un genio incazzato con tutti. Esatto. Ma è il laboratorio di Dexter. È un genio incazzato col mondo. Nel laboratorio di Dexter. Sì, di esplosioni in effetti ce ne sono. Nel 1978 Ted decide di trovarsi un nuovo hobby. La costruzione di ordigni esplosivi. Quindi prepara il suo primo pacco senza coccarde, però insomma ci si mette d'impegno, rende... niente TV, com'era Shining? Allora, prendete un tubo e della polvere da sparo. Ah no, questo è tabacco, però va bene qua. Prende un metallo, un tubo di metallo, ci infila dentro della polvere da sparo e lo sigilla con dei pezzi di legno, MacGyver. Innescandolo con sei, con l'innesco erano circa sei fiammiferi. Comunque ecologista, eh? Cioè c'è da ammirare almeno la coerenza. Infatti il legno ha un suo significato, in effetti. Scrive sul in senso generale o per lui? No, proprio in senso generale. Per lui, okay. Per lui. Beo. Scrive sul pacco il nome e l'indirizzo di Buckley Christ, professore dell'Istituto Tecnologico del Northwest del niente, sono diventato Luca Giurato. Tecnologico. Buongiorno. Dell'Istituto Tecnologico della Northwestern University. Niente, la R me la sono persa per strada, va bene così. Chissà come l'avrebbe detto Luca Giurato. Northwestern University. No, questa avrebbe fatto molto di peggio. University Uniwestern. È per bravo, una roba del genere, bravo. E la lascia, insomma, rende questo pacco e lo lascia nel parcheggio dell'università. Qualcuno lo trova e, leggendoci il nome, lo consegna a Christ, pensando fosse suo. Il professore non aveva spedito nulla, la scrittura non era la sua, quindi che fa? Lo consegna alla polizia del campus. Un agente lo apre e kaboom! Scoppia. Ma scusa, ma anche perché che fa se lo spedisce da solo un pacco? Cioè, era intestato a lui o era il mittente oppure era il destinatario? C'era solo quello, quindi nel dubbio io ce leggo un nome. Ah, ok. Vabbè, la bomba era rudimentale. Come ho detto, era sigillata con dei pezzi di legno, un materiale troppo tenero, insomma, per contenere la pressione della polvere da sparo, che, insomma, sapete, no, come funziona. Quindi praticamente non ha fatto niente. No, se l'è cavata con delle lesioni molto lievi, quindi per fortuna della gente non è stata molto efficace l'esplosione, mettiamola così. E se l'è cavata semplicemente con una ferita alla mano. Insomma, un raudo avrebbe fatto di peggio. Come reagirebbe un napoletano? Wow! Vire che bot! Ted però non desiste. Per nostra fortuna continua imperterrito verso il suo obiettivo di distruggere il sistema. Una bomba alla volta. Tosta però, Il mondo è grande. Ma specialmente se ste bombe non funzionano. Vabbè, però stiamo parlando sempre di un genio. Insomma, si impara dai propri errori. Prepara un secondo ordigno e lo lascia in un'aula professori della stessa università. Anche questa volta però è stato un mezzo fiasco. Vabbè, falle te esplodere due foglie con una bacca. Che è MacGyver? No, nel senso, se chissà come le faceva. Ma come le faceva ste bombe? Perché alla fine con sono pure curioso. Con la polvere da sparo. Ok, quindi usava della polvere da sparo. Sì, dentro un tubo di ferro. Non faceva roba chimica con cose rimediate nel bosco. No, onestamente non so le altre bombe, se poi piano piano si è evoluto. Però per esempio si è evoluto con l'innesco. Pensa che figata. Con l'innesco si è evoluto, prima usava dei fiammiferi, quindi legati con dello scotch, che nell'apertura c'era proprio della frizione e queste facevano una scintilla. Poi si è evoluto con delle batterie, con dei timer per usare un innesco elettronico. Il combustibile, cioè proprio la parte di esplosione, non so se avesse cambiato, usasse altri componenti. No, nel senso, pensa che figata se usava tipo, che ne so, la resina degli alberi. Non so se la resina. La saliva. Dio mio, che schifo. La saliva esplosiva. Oltre che scoppi, sei pure umiliato. Un villain che c'ha i superpoteri. Beh, praticamente è come sputare a distanza. Cioè, ti riempi un pacco di bava, poi te lo faccio scoppiare e ti ho praticamente sputato. Sono schifato. Un poco schifato. Insomma, schifani. E nonostante questo secondo fiasco, arriviamo nel 1979, dove decide di cambiare, proprio fa l'upgrade.
piazza un pacco bunga 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 bunga. Ragazzi, perdonatemi, ma dopo una settimana di straordinari sto veramente effuso. Piazza questo pacco bomba in un Boeing 727. Il genietto però toppa di nuovo. Il timer dell'ordigno ha un malfunzionamento e la bomba non esplode. Causa però un incendio, almeno causa un incendio, e intossica 12 passeggeri. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. L'incendio è stato spento, nessuna vittima, tutti sopravvissuti. Però gli artificieri hanno constatato che se l'ordigno fosse esploso non ce ne sarebbero stati, che sarebbe scoppiato tutto l'aereo. Che poi pensaci un attimo, cioè tutti questi tentativi che praticamente non andavano bene, a lui lo facevano incazzare sempre di più. Un circolo vizioso. Cioè si incazzava, sono perché incazzato, odiava il sistema, scoppiare le cose, non odia il sistema e vai a vivere a 11 metri quadrati senza acqua corrente, senza niente. In più le bombe che cerchi di fare, di costruire, di far esplodere persone non funzionano. Poverino. Ma poverino il cazzo. No, ma perché poi le cose vanno sempre peggio. Cioè arriva i federali e ti deve scappare. No, aspetta, ho sbagliato storia. Allora l'FBI arriva davvero. L'FBI okay. arriva. Insomma, una bomba su un aereo inizia a essere una cosa seria. Voglio dire, sti cazzi delle università. Però un aereo, no? Sì, no, certo, per carità. Quindi iniziano le indagini ed è qui che viene coniato il termine una bomb, che sta per University and Airline Bomber. Che poi la gente piace storpiare le cose e da una bomba è diventata una bomber. Crasi. Questa non è una crasi, questa è una... Non so nemmeno se è un acronimo, perché in effetti no, credo sia definibile acronimo. E sia una crasi che un acronimo. Nacrasimo. Nacrasimo. Vabbè, ma giustamente non può ogni volta dire il nome completo, cioè sai che palle. Presto scappate, c'è gli universi delle bombe. Morti tutti. No, però la cosa è... Poi è UNAI Bomber, quindi UNAI. UNAI. Cioè University Airline Bomb, UNAI Bomber. Vabbè, una sì, bomber non lo che così. Noi no. Allora ti fa lo spelling UNABOM. No, non è uno spelling. Cioè non è un... Cioè UN fa parte della stessa parola. A per airline bomb. Bomber. Quindi UNAI, credo. Ma stai parlando con me? Che io con le pronunciation faccio. Stai parlando con me? Stai proprio parlando con me? Ce l'hai con me? E non vedo nessun altro. Vabbè, basta. Entra in campo Robert De Niro adesso, quindi all'improvviso. Entra in campo anche il profiler John Douglas. Quello di Mindhunter. Un vero VIP nell'ambiente. Aveva già lavorato in casi di serial killer molto famosi, come ad esempio Ed Kemper. Abbiamo mai parlato di Ed Kemper? No, ma magari dovremmo. Magari dovremmo. Okay. L'ho in lista d'attesa però da un po'. E che fa un profiler? Traccia un profilo. Ah sì? Sì. Non te la saresti mai aspettata. No, ti giuro, guarda, non ci sarei mai arrivato da solo. Quindi, meno male che ci sei tu. E traccia, che ti ritraccia. Lui aveva notato questo estremo desiderio di fare del male. Wow, un geniaccio pure lui. Sì, infatti. Con l'ultima bomba si è capito che mirava a danneggiare più persone possibili. E in più riscontrava un continuo miglioramento della tecnica. A me non mi pare proprio che c'era sto miglioramento. Però intanto ha intossicato 12 persone invece di ferirne una sola. Quindi piano piano si sta comunque evolvendo. Vabbè, sì. Le bombe, vuoi o non vuoi, erano sempre più performanti. Ci sta. Per farla breve, arriva a dire che si trattasse di un maschio bianco di 30 anni estremamente intelligente, solo e dal comportamento ossessivo. Come abbia fatto, non lo so. Biondo vestito di verde. Che, a cui piacciono le sneakers. C'era anche una taglia di ben $1,000,000, che già è tanto adesso, all'epoca era ancora di più. Dai. Per chiunque avesse fornito indicazioni utili poi alla cattura di questo terrorista. È ancora valida la cosa? No, no. L'hanno trovato. Parliamo degli anni 80, vero? Troppo tardi. Sì. Okay. Ted se ne sbatte altamente e continua con gli attentati. Bravo. Piazza un'altra bomba all'università dello Utah, dove ricordate il monolite. Esatto. Ma purtroppo viene trovata e disinnescata. Che poi non era l'università dello Utah, era tipo... il deserto. Vabbè, lo Utah. Lo Utah adesso è famoso per monolite. Cioè magari c'è, non so sinceramente cosa c'è nello Utah. Beh, a me sta un po' sul cazzo il nome Utah. Ma poi quell'H finale, ma che è? Falla finita. Vabbè, ce l'hanno certi. Comunque hanno trovato sta bomba. Iowa. Nell'Ohio. Quando ho saputo che questa bomba è stata disinnescata, ho trattenuto a stento le lacrime. Mi è proprio dispiaciuto veramente tanto. Ma per fortuna, ragazzi, non vi voglio assolutamente attristire, le esplosioni non si fermano qui. E quindi ti è tornato il sorriso. Sì, esatto. Che pezzo di merda. Un professore di ingegneria elettronica trova una lattina in un'aula. E che fa? Te la beve. No, la prende, però la prende. E nel momento in cui la prende, gli scoppia in mano.
E qui la tecnica inizia a migliorare, perché le ferite si fanno gravi. Inizia a essere dei gravi. Non muore, però è grave. E continuiamo. Nel 1985 uno studente viene ferito dall'esplosione di un'altra bomba. Questa volta perde 4 dita di una mano e un pezzo d'orecchio. Wow! Che lui non avrebbe sentito. No. Un'altra bomba viene inviata alla Boeing, ma purtroppo anche questa viene trovata e disinnescata. Oh, non gliene va una bene, porca miseria. Dai, un pezzo d'orecchio ha portato via, intanto qualcosa ci portiamo a casa. Episodio triste, certo, ma per fortuna Ted rimedia poco dopo. Viene lasciato un pacco davanti a un negozio di informatica. Il proprietario lo trova e stavolta ci resta secco. Come diceva Ray Kroc, ragazzi, la chiave di tutto è la perseveranza. Così, a buco. Esatto. Dopo un altro attentato in cui rimane ferito un uomo, qualche testimone lo vede. O almeno si pensa che l'abbiano visto, perché viene tracciato un identikit. E quindi dopo questa cosa, insomma, forse per paura o forse per affinare ancora di più la sua tecnica, Ted smette con le esplosioni. Almeno fino al 1993. In quell'anno lascia 2 pacchi bomba in 2 università e in entrambi i casi c'è stato un ferito grave. Nel secondo caso, tra l'altro, la vittima ha avuto gravi danni all'addome, ha perso un braccio, un occhio e un orecchio. Wow, frate! Dove si sti botti? Nel 94 e nel 95 poi ci sono state le ultime 2 esplosioni. Entrambe andate a segno, visto che hanno causato altre 2 vittime. Quindi un bilancio. Ma quindi tutto. Qualcuno l'ha anche ucciso? 3 cristiani, è per questo che all'inizio avevo il dubbio di chiamarlo serial killer. Ha ucciso 3 persone. Però, ma anche, cioè, ha mietuto vittime dal punto di vista psicologico, perché insomma, sai che ogni tanto qualcuno salta per aria, hai un po' paura, no? Non so se poi avete notato che quasi tutti Sì, comunque parliamo sempre di atti terroristici. Eh sì, terrorismo. Cioè, terrorismo. Terrore. Terrone. I terroni. I torroni buoni. Mi trova che viene Natale solo per torrone. Ma è appena passato, basta. Lo so. Comunque, ho mangiato poco torrone, si vede. La maggior parte degli atti terroristici, degli attentati, sono stati indirizzati a qualcosa in qualche modo collegato alla tecnologia. No, università tecnologiche, negozi di informatica, professori. E terminati gli attentati, una bomber spedisce diverse lettere contenenti il suo manifesto, quello poi divenuto noto come il manifesto di una bomber. Un mattone di 35.000 parole intitolato La società industriale e il suo futuro. E minaccia che se non fosse stato pubblicato sulle testate, su delle testate giornalistiche note e famose, avrebbe continuato con gli attentati. Le autorità ci pensano un po', che famo che non famo, alla fine cedono e il manifesto viene pubblicato sul New York Times e sul Washington Post. Tutto sto casino per pubblicare un libro, praticamente, per pubblicare la sua filosofia, per pubblicare il suo manifesto. Non è che se mo lo chiamiamo manifesto fa più figo, ma cioè in realtà sì, fa proprio più figo. Ah sì? Facciamo il manifesto di Pupazzi da legare. Lo stiamo facendo, forse. Non è, dai, un manifesto, ne faremo un altro. Facciamo che manifesto, anche il manifesto. Che ci scriviamo? Morite. un libro di 203 pagine. Prendetemi in dove ci sarà scritto solo morite. Gente. Non morire. Morite, punto a capo. Morite, esatto, morite, esatto, virgola, con morite, titoli, due punti, morite, virgola, morite. Hai capito al volo, pure l'indice. Pagina 1, morite. Pagina 2, morite, morite. No, pagina morite. Allora, morite, morite. Esatto. Vabbè, basta. Ringraziamenti, morite. Entrando nel merito di questo manifesto, possiamo riassumere quanto scritto citando la sua prima frase. La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per la razza umana. No. In realtà no. Ma lui la vedeva così. Per tutto il resto del testo parla di odio verso il nuovo e il progresso. Ovviamente non era un futurista, mettiamola così. Afferma che i computer non era avrebbero... Era un no industria. No. Era un no industria. No, era un no e basta. Chissà era oggi un... sarebbe stato, che ne so, tipo un no vax. E lui era, i vax sono... Vegano. Il veganesimo è già una cosa nuova, non va bene. Ma guarda che sono tutti loro che poi hanno queste idee. Non gli dai idee che poi fanno scoppiare le cose e ti tirano la carne esplosiva. Anzi, il tofu esplosivo. Il tofu esplosivo. No, la carne. Perché oh no, questo è un seitan. È un sedano. Perché tu devi essere attirato dalla carne, capito? Quindi del loro. Ah, quindi quella come esca. Esatto. Quindi ammazzano gli animali solo per uccidere i carnivori. Esatto, ammazzano per vendicare gli animali che hanno ucciso loro.
Vabbè, continuando, afferma che i computer non avrebbero portato nulla di buono e che l'essere umano sarebbe dovuto tornare indietro al contatto con la natura. Insomma, bisognava ripristinare il dominio dell'uomo sulle cose. Perché non esisteva ancora Justit, comunque. Sono col cazzo che lo dice. Esatto, esatto. Se avesse scoperto anche Glovo e tutta sta roba. In quest'ottica. Quanto è bella la tecnologia! Basta questa storia. La tecnologia è una cosa meravigliosa. Pensa che palle adesso se non c'erano i computer con questa pandemia. Infatti negli anni 20 la gente moriva per quello, qua spagnola, perché non aveva il contatto con l'altra gente, mica la spagnola in sé. La spagnola in senso sessuale. Ah, no, non avevo pensato a quella. Ah, ok, scusa. Vabbè, ma poi all'epoca non... Scusate che, ma vai avanti. Scusi, io ogni tanto mi scuso. E fai bene. Ok. Dici tanto c'è la colpa per stare al mondo. Qualcosa ti devi scusare, comunque va. Per stare al mondo. Scusati perché esisti. Scusate, ragazzi. Ed è in tutta quest'ottica di odio nei confronti della tecnologia che Ted firmava le sue bombe con del legno. Ricordi, lo anticipavo all'inizio. Che vuol dire lo firmava con del legno? Che usava del legno all'interno dei suoi ordigni, proprio per simboleggiare il ritorno alla natura. Il legno è un materiale naturale, quindi era anche un romantico. No. Leggendo questo manifesto, qualcuno ha riscontrato un determinato modo di scrivere e si trattava proprio di suo fratello David e della moglie Linda, che hanno notato che, insomma, è tuo fratello, lo conosci, lo sai come parla e come scrive, e leggendo questo manifesto ha detto, ma sarà mica mio fratello? Perché giustamente poi quando hanno pubblicato il manifesto era la sua scheda scritto di suo pugno. Oddio, non lo so se l'hanno scritto. No, lo scriveva a macchina. Però il modo di scrivere, non la grafia, ma il modo di scrivere. Il registro linguistico. Sì, il registro linguistico. Capito, di registro linguistico. Modo di scrivere. Modo, ho parlato per caso di grafia? No. E allora? Modo. Scusa. Inizialmente David era un po' restio a consegnare il fratello all'FBI. Insomma, tutto sommato avrebbe... tuo fratello. Poi avrebbe rischiato la pena di morte. Insomma, voglio dire... Chi, David o Ted? David, ovviamente. Ah, tu, traditore! Giuda! Non ci hai detto prima che era tuo fratello. Alla fine, però, desiste, cede e quindi contatta i federali. Consegna loro anche diverse lettere scritte direttamente dal fratello proprio per fargliele studiare alla ricerca di somiglianze col manifesto. Vabbè, c'era sempre quel milioncino dietro, comunque. Che... Ah, dici che era solo per... Voglio dire che è un bello stimolo. Era un venale bastardo. Tesoro, c'è da risistemare la cantina, da rifare le finestre, rifare l'impianto elettrico e magari comprarci una Maserati. In realtà no. Te lo dirò anche dopo il perché no. Ok. Le quindi somiglianze... il fratello era una persona ordinaria, normale. Ordinata. Sì, sempre la cravatta stirata. E le somiglianze in effetti ci sono. Se la stirava quindi... prima o dopo averla indossata? Dopo. Sarà bellissimo! Intanto soffriva come un cane. Oddio, che male. Sì. Quindi i federali si le studiano un po' tutti questi scritti e in effetti i riscontri li trovano. Così nel 1996 gli agenti alla fine fanno irruzione negli 11 metri di baracca di Ted e lo arrestano. Quanti erano? 11 agenti. 11 agenti. Sono entrati, sono rimasti incastrati lì per 8 ore. E poi in altre entrate lì dentro trovano anche ulteriori prove, ad esempio un'altra bomba che stava lì pronta per essere spedita e le pagine originali del manifesto, quindi zac, sei stato te, falla finita. E infatti al processo è stato processato e dichiarato colpevole, però alla fine non l'hanno giustiziato perché anche lui davanti a tutte era sempre intelligente, vi voglio ricordare, quindi si è beccato solo l'ergastolo senza possibilità di appello perché comunque... Vabbè, gli erano dato un'infermità mentale. No, in realtà hanno detto che era... qualcuno ha detto che era schizofrenico, però poi in realtà comunque l'hanno condannato all'ergastolo e... quindi giudicabile, insomma. E lui si è dichiarato colpevole, quindi... Vabbè, è una persona coerente con se stessa. Corretta. Cioè, sono stato io, mi prendo il merito delle mie azioni. Azzardo a dire un bravo cristiano. Un bravo ragazzo, polacco. Tant'è che... Senti, i personaggi quando vengono dall'est sono geniali e vivono in baracche da 11 metri quadrati. Sono gli immigrati il problema. Sempre là torniamo.
Comunque sembra quasi che gli sia dispiaciuto a non essere giustiziato, tant'è che ha cercato di ammazzarsi da solo in cella. Comunque il tentativo non è andato a buon fine. Ah, per la cronaca, quello che mi dicevi prima, che David l'aveva venduto per il milione, David e la moglie hanno preso il milione di dollari e hanno donato tutto quanto come risarcimento alle famiglie delle vittime. Io non l'avrei mai fatto. Ma è vero, manco se. Ma non è vero niente. No. E vabbè, questa è la storia di Theodore John Kaczynski, meglio noto come una bomber. E se non vi va di ascoltare questo episodio, potete andare a guardarvi la serie su Netflix. Che forse ve l'avrei dovuto alla buon'ora prima, però. Vabbè. Ma scusa, e quindi? Quindi cosa? Quindi? Niente. Cioè, mo è vivo, è morto. Che fa? Vive in carcere. Vive in carcere, sì. Sì, vive in carcere. Cioè, ergastolo, sta là. No, nel senso, non è morto ancora. No, ancora lì. Ancora lì. Dove ne ha trovate? Fa pena. Ma in quale carcere? Dove ne ha fa una chiacchiera? Facciamoci una chiacchiera. Non vediamolo, intervistiamo. Un meeting su StreamYard. Ah, tra l'altro era tutto il manifesto, 35.000 parole, era totalmente privo di errori. Vabbè, se era un genio. Ho capito, pure nei libri a quindicesima ristampa hanno degli errori. Vabbè, sì, questo c'aveva una visione del mondo che ha provato, ovviamente, come fanno i bravi despoti, a forzare l'intera umanità a rispettare. E bah, se è stato arrestato, sei un coglione, zitto, polacco, zitto, muto. Cioè, Mario, come sei razzista? Io non sono razzista. Tranne che quei polacchi. È un po' anche cinese. Ci sarà un motivo se cercano sempre di invaderli. È un po' anche cinesi. Ragazzi, cosa bellissima. Praticamente con un gruppo di... Vabbè, tanto hai finito, no? Sì, sì, no, tranquillo. Prendi pure la parola. Esatto, ormai l'abbiamo finita così. Con il gruppo di podcaster italiani, un gruppo alla quale siamo iscritti, amministrato da Giulio Caudiano, un altro podcaster di questi che proprio ne ascolta nessuno. Spiccioli, spiccioli. Ciao Giulio. E abbiamo, insomma, è partita questa iniziativa totalmente a buffo di scopri un altro podcast. Quindi in alcune puntate, non in tutte, poi dipenderà sempre dalla quantità di audio che riusciremo a ricevere di altri podcaster, vi faremo scoprire un nuovo podcast, 10 secondi. Loro ce li registrano, li buttiamo in puntata e poi se vi piace ve li andate a sentire, se vi fanno schifo... Vabbè, sti cavoli, noi comunque vi vogliamo offrire la possibilità di conoscere altri podcast che parlano ovviamente di altre cose. Non è una roba assolutamente... è semplicemente uno scambio. Ci sono podcast molto interessanti e indipendenti, soprattutto come il nostro, come quello di Pupazzia Legare, ed è bello poter condividere con altre persone le conoscenze più varie e disparate. In questa puntata vi mandiamo il primo audio e vediamo un po' chi è. Non me lo ricordo chi è. Andiamo a vedere. Namaste, io sono Ace. E io sono Yuga. E siamo i due conduttori dell'enciclopedia dei videogiochi. E in ogni episodio analizziamo un videogioco, che sia un'ultima uscita, un classico del passato o un gioco indipendente di nicchia. Potete seguirci ogni domenica alle 11. Vi aspettiamo! Carina questa cosa, 10 secondi. E insomma, se avete un podcast e fate parte di questo gruppo, ma anche se non fate parte di questo gruppo e vi piace pubblicizzarvi così completamente a buffo, noi vi diamo questo spazio di 10 secondi, ci fa piacere, siamo contenti. Insomma, siamo contenti per dare la possibilità agli altri di scoprire altri podcast. Esatto. Non siamo gelosi. No, assolutamente, anzi è figo. Forse vabbè, il bello di questi strumenti è proprio questo, ma passiamo alle cose veramente importanti. Alle cose serie, perché questo mese, ragazzi, ben due recensioni su questo podcast. Non una, non due. Due. E quindi iniziamo con la prima di Solo Sari, che dice: non pensavo di ridere così tanto sui morti. Non ero abituata al black humor. Non ero abituata al black humor, ma questo podcast è stata una scoperta. Non pensavo di poter ridere così tanto sui morti e sulle disgrazie. Invece Mario e Stefano, fregandosene di ogni pudore, ma con tanta ironia e autoironia, mi hanno convinto che la cosa migliore in certi casi è proprio riderne. Continuate così. Grazie. Grande. E poi c'è anche Denise Loda, credo. Lo so, ma qui è tutto attaccato. Quindi per me è Denise Loda. Denise Loda. Potrebbe essere Denis o Denise. Che vabbè, ok, chiunque tu sia, dal titolo. Oppure esatto. E nulla, vi vorrei picchiare e abbracciare allo stesso tempo. Non è la prima volta che ci dicono questa cosa. In senso di risata. Adoro il vostro podcast e letteralmente me lo sono praticamente divorata. E quindi è Denise. Se è divorata, quindi è Denise. Adoro come alleggerite molti casi. Deniso. Però esiste Denis.
forse. Ma esisterai te, esisterai. È vero, forse anche questo, chi lo sa. Adoro come alleggerite molti casi. Ah, adoro anche l'originalità e la passione che mettete dietro a queste puntate. È vero, noi ci mettiamo tanta passione, tanto amore. Una richiesta per un caso, il Black Matter Inner Circle. Allora, qual è il prossimo? Allora, l'Inner Circle io la conosco, non mi ricordo se è una roba tipo de setta o de complotto. Dovrebbe essere o tutte e due, una vabbè, delle due. Vabbè, ce la studiamo, insomma. Potrei farci il prossimo episodio? Vediamo se mi ispira la cosa, volentieri, Denise, lo farò sicuramente. Grazie, grazie anche per la tua recensione, sempre a 5 stelle, grazie ragazzi, continuate Insomma ragazzi, fatecele pure voi, perché è sempre bene, anche su quell'altro podcast, Che Pupazzo Succede. Recensite, recensite tutto, Che Pupazzo Succede, Cervelli su Tela, Casa di Mario, Casa di Mario. Ma soprattutto, se volete veramente, ma veramente essere parte attiva di questo progetto, l'unico modo è andare su patreon.com/pupazzidallegare.net, oppure in descrizione c'è Patreon, andate lì, cliccate e vi iscrivete, diventando così produttori esecutivi, entrando a far parte del gruppo segreto su Telegram e ricevendo gli episodi in anteprima senza pubblicità. In più, a breve avrete il regalo, l'anteprimone di una cosa che stiamo facendo, che ancora non vi diciamo. Un'ultima cosa vorrei dire, perché su Instagram spesso ci fate delle storie e noi le apprezziamo tantissimo, ma siamo due coglioni, quindi intanto vorrei ringraziare Fabi e Chris, che ci hanno fatto delle storie tempo addietro e ce ne siamo dimenticati, e ce n'è stata anche qualcun'altra che ci siamo persa, però ragazzi le apprezziamo veramente tanto e perdonate. Cominciamo a non stare più appresso alle cose. Da, tra l'altro, perché poi siamo partiti con questo nuovo progetto, Che Pupazzo Succede Special, che va solamente su YouTube, che ci piace tantissimo, e perché poi a breve facciamo lo special, lo diciamo, perché tanto lo facciamo, sì, sul nuovo governo questa settimana di Marione Nazionale, Draghi ti amo. Va bene, ok, sono contento che tu lo ami, perché vuol dire che avremo di che litigare durante lo special. Brutto e cattivo Goldman Sachs, banche, bla. No, no, non è per quel motivo, sinceramente. Sta sul cazzo a pelle. No, non mi sta sul cazzo Mario Draghi, attenzione, non è quello il discorso, ma non è questo neanche il posto dove affrontare il tema. Quindi rimanete sempre aggiornati, ascoltate tutti gli episodi di Pupazzi da Legare, iscrivetevi ai canali social network per seguire tutte quante le promo. Andate sul nostro sito www.pupazzodalegare.net, dove pupazzo uno solo. Poi l'altro è l'altro pupazzodalegare.net, pupazzidalegare.net, dove trovate tutti i nostri podcast, tutto il nostro materiale, vi potete tenere in contatto con noi. E la finiamo qui anche oggi? Sì, in descrizione andate, tanto trovate tutto quanto. Sì, sì, andate. Noi andiamo avanti verso la fine, perché ci piace chiacchierare, è proprio insito della nostra, del nostro essere, aprire bocca e dargli fiato. Però sta tutto in descrizione, quindi non vi potete perdere niente. Sì, e tanto, visto che siamo arrivati alla fine della puntata, dove ormai la gente era smesso, se ci siamo persi questa, possiamo raccontiamo un nostro piccolo segreto. Io ho le squame. Ma come le squame? Quando me lo sì, dici? Eccole, ho anche le branchie, guarda. Guarda, c'è gente che ha ascoltato le due ore dell'episodio con Paolo Rendina e Diego Regina. Oddio, quindi, è vero, non me lo sarei mai aspettato. Non me lo sarei mai aspettato anche io. Tra l'altro, l'episodio che è andato una bomba, cioè è piaciuto tantissimo. E vabbè, perché erano due ore di una chiacchiera fra amici. Era una chiacchiera fra amici molto divertente. Tra l'altro, il grande Matteo di The Pixel Chips l'ha ascoltata a velocità 1.8. Ha scritto, perché Matteo sta nel gruppo segreto, dove ci diciamo un sacco di cose divertenti, ragazzi. Quel gruppo, dove tra l'altro c'è la rubrica segreta di Paolo Rendina, che condivide le sue cagate. E come sempre, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.